La UILM Campania si è riunita nel Consiglio regionale degli iscritti alla presenza del segretario generale Rocco Palombella. Al centro del dibattito il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, industria metalmeccanica e dell'installazione di impianti. Ipotesi piattaforma. Il numero uno dei metalmeccanici ha parlato anche del caso ILVA, dove senza il recupero dei crediti pregressi molti dipendenti sono a rischio licenziamento. Sono sempre più preoccupato di che cosa non faccia il governo italiano, anche perché Stellantis deve comunque mantenere gli stabilimenti in Italia, ha l'obbligo, poiché sta assegnando modelli di lavorare in Italia. E pensiamo che Pomigliano sia uno di quegli stabilimenti sulla quale hanno fatto molto affidamento, tant'è che quella pandina di cui hanno parlato, loro la produrranno fino al 2027 inoltrato, ma io credo anche del 2028, anche perché non penso che siamo già pronti a una transizione elettrica completa. Beh, noi abbiamo fatto una grande battaglia, abbiamo ottenuto anche un grande risultato, quello di che è la prima volta che una multinazionale che aveva un contratto viene stromessa. È vero, lo strumento dell'amministrazione straordinaria non era il nostro obiettivo, ma noi abbiamo cercato in tutti i modi di evitare che ci fosse il fallimento. Adesso è chiaro che i commissari, il governo, devono fare tutte quelle azioni necessarie affinché i lavoratori e le imprese che hanno sopportato il peso di questi anni, di questi lunghi anni, riescano ad essere pagati.